Buon 2023 di basket a tutti, bentornati 55 a Canestro, il vostro quarto d'ora di approfondimento sul basket. Durante le feste si è giocato parecchio, anche in Serie A, in Serie A 2, in Serie B si è appena ripreso nel weekend dell'Epifania, in Serie C invece si riprenderà poco più avanti. Però questa sera vogliamo concentrarci sulla 2, magari durante la stagione ce ne siamo un po' dimenticati, però ci sono le nostre squadre protagoniste, una su tutte naturalmente la Pallacanestro Cantù. Ne parleremo con il collega, con il responsabile dei servizi sportivi del quotidiano La Provincia, Edoardo Ceriani. Ciao Edoardo, benvenuto, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, molto volentieri, un saluto anche a tutti gli amici e ascoltatori. Ripartiamo in questo nuovo anno a parlare di Serie A2, magari ce la siamo un po' dimenticata per strada, è vero, però c'è una squadra che sta facendo particolarmente bene, Cantù nell'ultimo fine settimana, oltretutto ha battuto la Vanoli Cremona in una partita che era uno scontro diretto, evidente, sono le due squadre più attese del girone. Cantù molto bene, vediamo intanto in sovraimpressione i risultati, 68-58 il punteggio finale. Volevo chiedere a te naturalmente che partita hai visto, che Cantù hai visto? Cantù è sempre più tonica, lo confermano le 12 vittorie di fila fatte fino a questo momento. In pratica Cantù aveva perso soltanto la gara di andata con Cremona, dopodiché è stato un acuto via l'alto per la squadra di Sacchetti. Ieri tra l'altro il record di incasso di presenze stagionali, 3.804 presenze, sono un dato confortante per la stagione regolare e stanno a testimoniare quanto sia l'attaccamento appunto dei tifosi nonostante il fatto di giocare ancora in trasferta ad Esio, di non poter giocare a Cantù. È una Cantù comunque che sta sfruttando l'effetto Sacchetti, il coach ex della nazionale, ormai si è integrato mani e piedi nella realtà, ha preso in mano la squadra e la squadra sta andando veramente molto molto bene. Poi mi sembra che al di là dei meriti di un Dario Hunt che continua a fare ventelli, va bene, ci sia anche la compattezza di squadra, perché comunque tenere la rivale più accreditata a soli 58 punti segnati, anche se in casa, no, al Palabanco d'Esio, come dici, molto caldo, pieno, comunque è un merito e non può prescindere solamente dagli interpreti singoli, ci sarà anche dietro un sistema che funziona, un sistema che Cantù studia per tutto l'anno, non è la singola partita contro la Vanoli Cremona a fare la differenza. Sì, paradossalmente il discorso che ha fatto ieri all'opposto Demis Cavina, il coach di Vanoli, in conferenza stampa post-gara, è quello di dire siamo riusciti a tenere Cantù a 68 punti in casa loro. Va bene, questo è un dato inattaccabile. I 58 punti di Cremona confermano il fatto che Sacchetti, conosciuto e visto da tutti come un allenatore molto spavaldo con la squadra running gun e quindi votata all'attacco, mai come quest'anno sta lavorando forte, forte, forte sulla difesa. La difesa di Cantù ieri probabilmente è stata l'arma decisiva perché ha tenuto Cremona e i suoi cecchini così lontani dagli standard abituali ed è forse stata la chiave di volta della partita, senza dubbio. E con Cantù in classifica ci sono anche Cremona e Treviglio, va bene, di Cremona abbiamo già parlato, Treviglio che nel frattempo è salita al secondo posto, come potete vedere. C'è lì in mezzo anche Torino che però soffre di una penalizzazione guadagnata all'inizio dell'anno. L'Urania sta facendo abbastanza bene, però nell'ultimo turno ha perso al supplementare contro la Juve Cremona peraltro di un solo punto. Prossimo avversario di Cantù proprio Treviglio, in un derby magari non così noto, no? A certi livelli, però importante per la classifica. Stiamo vedendo anche il prossimo turno in sovrappressione, 15 gennaio, ore 18, Treviglio-Cantù, nel palazzetto di Treviglio, anche lì ambiente solitamente piuttosto caldo, forse tutte e due squadre che a questo punto iniziano a pensare un po' alla categoria superiore. Allora, Cantù per prima cosa non gioca mai in trasferta, perché gli Eagles quest'anno sono andati su tutti i campi, su quelli più vicini, addirittura in formazione di grande rispetto con centinaia di persone, per cui sarà un bel match anche sugli spalti, penso domenica. Il derby è vero, perché le due città non sono lontane, ma soprattutto il derby dei Sacchetti, con Brian, che è uno dei punti di forza di Treviglio, che tra l'altro ha appena chiuso anche l'ingaggio di Luca Vitali, che l'anno scorso ha finito la stagione con i playoff a Cantù, quindi un altro giocatore cavallo di razza, un play che ha alle spalle una grandissima carriera in nazionale e soprattutto nei nostri campionati. Quindi ci sarà veramente del filo da torcere per Cantù, che parte dal vantaggio dei 6 punti in classifica, un vantaggio e dallo scontro diretto perché Cantù ha vinto l'andata, un vantaggio non di poco conto che può fare stare un po' più tranquilli Cantù, anche se
con la formula nuova della seconda fase, mai come in questo momento è fondamentale vincere gli scontri diretti più che arrivare potenzialmente così avanti in classifica. Quindi comunque sarà una partita da tenere molto d'occhio, anche perché non vorrei tirare sfighe a nessuno. Ma Cantù con 12 vittorie di fila in campionato va all'attacco del proprio record, che fu quello della stagione, sempre della risalita dalla 2 in A1 con Franco Polti come proprietà e Dado Lombardi come allenatore. Allora la striscia fu di 13 vittorie consecutive. Ecco, a proposito della 2, visto che hai accennato all'argomento, se te l'hai capito vorrei chiederti come si fa a salire in Serie A1 quest'anno? Cioè, dove la troviamo la promozione? Perché, come sempre, la formula della 2 cambia tutti gli anni, no? Non si sa mai, però all'inizio te lo dicono, poi tu devi un po' aggiustarti durante la stagione. Quella dell'anno scorso era molto più facile, nel senso che la formula orologio prevedeva che ognuna delle squadre affrontasse in casa quelle peggio classificate e fuori casa quelle meglio classificate di sé. E si partiva dalla classifica, perché era tutto nello stesso girone, quindi si partiva dalla classifica che ti portavi dietro. Allora si contava probabilmente arrivare con tanti punti di vantaggio, perché a quel punto potevi permetterti anche dei passi falsi. Questa volta la situazione è abbastanza caotica, nel senso che le prime tre, e Cantù al 90% dovrebbe riuscire a entrare nelle tre, affronteranno le prime tre dell'altro girone. In questo momento 100 Forlì, Pistoia 100 e Forlì con Udine, che è una tra le grandi favorite che sarebbe fuori, portandosi i risultati degli scontri diretti invece di quelli del proprio girone. Cantù in questo momento ha una vittoria e una sconfitta con Cremona, quindi 2 punti, e una vittoria con Treviglio, se fossero queste le prime tre. In questo momento, se Cantù vincesse paradossalmente domenica e arrivasse nelle prime tre, andrebbe alla seconda fase con 6 punti, 4 che ha maturato con Treviglio e i 2 che ha maturato in uno dei 2 scontri diretti con Cremona. Nessuna tra Treviglio e Cremona potrebbe partire con 6 punti a questo punto, perché Treviglio ha già vinto con Cremona la prima partita. A questo punto Cantù sarebbe in leggero vantaggio, però dovrebbe sempre chiudere in vantaggio, che per esempio ieri vincendo di 10 non è riuscito a ribaltare la differenza canestro, aveva perso di 11 all'andata con Cremona. Dovesse arrivare a pari punti con Cremona al termine anche della seconda fase, sarebbe Cremona la meglio classificata. Una situazione molto molto contorta che non premia la graduatoria, ma rimette tutto in gioco e soprattutto si basa su una stagione regolare che a questo punto si restringe solo agli scontri diretti. Ecco, apprezzo come l'hai spiegato, sono quasi riuscito a capirlo, vuol dire che sicuramente hai fatto un ottimo lavoro nella spiegazione, però prima parlavi anche un po' della situazione Cantù in generale, no? Del palazzetto, dell'idea di essere sempre in trasferta ad Esi, anche se ormai è da tanti anni che Cantù gioca. Prima aveva iniziato solo con l'Eurolega, poi anche il campionato ad Esio, insomma, sono quasi un po' a casa, non è la stessa cosa. Volevo chiederti aggiornamenti a riguardo, c'è un futuro a Cantù per la pallacanestro? Esiste? Un futuro esiste, esiste una società concreta fondata apposta, si chiama Cantù Next, ha anche un hashtag che si chiama Road 2024. A questo punto tutte le pratiche pubbliche sono quasi state concluse, dovrebbe esserci, a questione di giorni, a più tardi un mese, la presentazione del bando. A questo punto, con il bando pubblico, Pallacanestro Cantù ha la società apposita per partecipare al bando pubblico. Da quel momento, dal momento in cui il primo mattone, e qui a Cantù sarebbe la terza volta, quindi fanno tutti gli scongiuri, il primo mattone sarà a posto, infatti presumo che non ci sarà nessuna cerimonia per la prima pietra, al massimo in 2 anni Cantù potrà andare nella nuova arena. Non sarebbe affatto male anche perché sappiamo che il calore dei tifosi di Cantù è sempre eccezionale, l'hanno dimostrato, come dicevi, adesso seguendo la squadra in trasferta, ma anche in generale poi assorbendo questo clima ad Esio, no? Che magari non è lontanissimo, ma non è comunque stare a casa, hanno sempre dimostrato, insomma, di valerla, un po' la categoria, un po' anche di avere il loro palazzetto. A proposito di categoria, dopo arriveremo a parlare di Serie A, intanto ti porto un attimo nelle minors, ma velocemente, do giusto quello che sarà il prossimo fine settimana in Serie C, riprende la stagione, potete vedere anche magari con la sovraimpressione le partite del prossimo turno, Girone Verde, Socialose Ospitaletto, Iseo Mazzano, Palmilano Sanse, Mi Games contro Bocconi, Seriana Romano, Pizzighettone Gardonese che è la partita della settimana e Piadena Lumezzane. Nel Girone Rosso invece la partita della settimana è sicuramente Gazzada Saronno perché ci si gioca uno dei primi due posti. Evidentemente entrando nelle prime due vuol dire essere automaticamente promossi nella prossima interregionale. Le altre partite sono Cusano Cermenate, Varese Milano 3,
Mannate Rissone, Gorgonzola Opera, Settimo Vigevano e Nerviano Cernusco. Per fare un altro passo in avanti, passiamo in Serie B. Hanno ricominciato a giocare nel turno dell'Epifania. Vigevano è prima in classifica, è riuscita a battere Livorno e se l'è staccata, l'ha messa alle spalle. Vedete la classifica in sovraimpressione. Questo è l'andamento finora del campionato fino a questo momento. Prossimo turno ci saranno, per rimanere in zona, Campus Oleggio, Montecatini Herons contro Pavia, Piombino Gallarate, Vigevano Menia, Legnano Casale, Libertà Sangio. Nell'altro girone in Serie B, Orzinuovi in testa, sempre una buona notizia per il basket della zona, perché è la squadra costruita per fare molto bene, per puntare alla promozione in A2, non solo a rimanere in B1. Con lei ci sono San Vendemiano e Mestre, che erano già quelle accreditate. Poi c'è questa lotta per il quarto posto, sempre entusiasmante: Padova, Vicenza, Desio, tutte lì di rincorsa. Nel prossimo turno Bernareggio Vicenza, Crema Bergamo, Desio Orzinuovi e Lumezzane Monfalcone, giusto per darvi le squadre della zona, ma poi vedete tutte le altre partite in sovraimpressione. In Serie A, e qua arriviamo al nodo della settimana, ci sono state due sconfitte di Milano e Bologna, una cosa che non succedeva da mai, nel senso che non avevano mai perso Milano e Bologna contemporaneamente allo stesso turno. Nel turno precedente il meglio l'avevano dato nella partita scontro diretto tra Virtus e l'Olimpia, che poi doveva un po' sparigliare le carte in campionato. In realtà sono loro le due dominatrici del torneo, nonostante questi piccoli inciampi: Milano con Napoli, la Virtus Bologna con Tortona, che è la terza forza del torneo. Edoardo, non so se segui la Serie A, immagino proprio di sì, se non altro anche solo per passione. Penso che sia un po' difficile uscire dal duopolio Olimpia-Virtus anche quest'anno. Assolutamente sì, non c'è partita in questo momento. Rimane il fatto che di questi punti persi per strada, e mi ricordo anche nell'ultima stagione di Cantù, che tra l'altro la stagione di retrocessione pagò anche il fatto che qualcuno della squadra riuscì a approfittare, per esempio, di Milano quando giocano due impegni ravvicinati in Eurolega, magari mercoledì e venerdì, giovedì, martedì e giovedì, e poi si trovano a giocare a domenica in campionato e pagano la stanchezza appunto dei trasferimenti, delle trasferte. L'Eurolega ti succhia tanto, non solo dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista motivazionale, e ogni tanto francamente qualche risultato sorpresa esce. Chiaro che se sei nel mischione delle squadre che lottano per non retrocedere, tu incontri Milano o Bologna quando loro arrivano da una settimana senza gli Eurolega, sono al top della forma e possono neanche fare rotazioni, far giocare tutto, è un altro paio di maniche. Se la incontri in una settimana delicata per uno o per l'altra, hai qualche possibilità in più. È il gioco delle parti, è quello che l'Eurolega richiede a due squadre come Milano e Bologna, soprattutto per rimanere dentro in questa Eurolega, e quindi comunque anche chi gioca in Serie A deve tenerne necessariamente conto. Eh sì, questo è nell'ultimo turno anche la vittoria di Varese a Brindisi, importantissima. Varese che continua a rimanere nelle prime otto in classifica per poi provare a disputare i play-off, che sarebbero una bella soddisfazione, considerato anche che l'obiettivo di inizio stagione era la salvezza, e inizia ad avere già un discreto margine poi sulle inseguitrici, che però battono un colpo. Ad esempio Napoli ha battuto l'Olimpia Milano nell'ultimo turno. Nel prossimo invece ci sarà proprio Varese-Napoli, per mettere in chiaro le cose. Milano-Tortona, non facile. Verona-Brescia, giusto per darvi alcune delle partite della settimana, che potete vedere anche in sovraimpressione. Questa la Serie A. Edoardo, grazie per essere stato con noi. L'augurio è di ritrovarci l'anno prossimo, magari con Cantù in Serie A, parlarne in Serie A. Sarà difficile perché è una scalata improvvida, come hai già spiegato. No, soprattutto grazie a voi per avermi ospitato. È molto difficile perché anche tra le tante squadre ambiziose di Serie 2, alla fine soltanto due saliranno, quindi comunque vada, non è facile. Grazie e alla prossima. Una bella scrematura per salire dalla Serie 2 alla Serie A, ma è una delle caratteristiche dei campionati di quest'anno. Sarà una scrematura da qua alla fine per tutte le categorie di cui abbiamo parlato oggi. Ne continueremo a parlare naturalmente per tutto il 2023. Ci vediamo il martedì su Rete 55 alle 21:15 con il vostro quarto d'ora di approfondimento sul basket.